Maria Giovanna Maglie, innanzitutto Donald Trump, che cosa rappresenta oggi dal suo punto di vista come giornalista per la storia americana e per quella europea? Rappresenta sicuramente un esempio di come si possa superare i confini tradizionali della politica politicante e fare una proposta completamente nuova. Dal suo punto di vista, Donald Trump costituisce una, diciamo così, innovazione politica anche per l'Europa, perché in Europa, come dire, ha fatto colpo il fatto che lui sia percepito come un uomo che è passato dalle parole ai fatti, no? Colpisce questa distonia rispetto alla politica classica che non fa mai quello, sì, che certo, lui invece lo fa. Beh, non soltanto si tratta di un uomo prestato alla politica, ma di questo noi abbiamo avuto un esempio, l'Italia, non il resto d'Europa, con Silvio Berlusconi. Certamente è rivoluzionaria la sua proposta, è uno che non ha paura di dire che devono cambiare moltissime cose, è uno che dice che l'Unione Europea è soltanto un orpello e un guaio per buona parte degli europei, è uno che dice che preferisce trattare con le nazioni ogni alla volta, è uno contrario alla globalizzazione, sulla quale anche in Europa ci sono molte cose da dire, è uno molto netto sulle questioni dell'immigrazione. Dall'America di Kissinger all'America di Trump, che passaggio c'è stato, tenuto conto che oggi è il 16 marzo e quindi ricorre... È un'altra epoca, è un altro mondo, è un'altra epoca. Kissinger appartiene all'epoca della Guerra Fredda, gli americani sono stati capaci di far finire la Guerra Fredda senza sparare un solo colpo. Voglio ricordare Ronald Reagan, un altro del quale a suo tempo si disse che non era, diciamo, ortodosso dal punto di vista dell'idea del politico, e che invece poi è stato il più grande presidente della storia del Novecento d'America. E Kissinger è un uomo di grande duttilità, anche ora che ha più di 90 anni collabora con Trump, vuol dire che gli riconosce una grande capacità. Un'ultima domanda, non posso non fargliela, lei rappresenta in qualche modo la storia del giornalismo italiano. 1978, 16 marzo, Aldo Moro viene rapito, 53 giorni dopo verrà assassinato. Com'è cambiata la storia del nostro paese e quanto importante è stato quel fatto per la nostra storia politica? È cambiata nella non chiarezza, perché quel rapimento tuttora, nonostante abbiamo capito bene le dinamiche e i giochi che c'erano dietro, rimane avvolto, come quasi tutti i misteri italiani, da una mancanza profonda di verità. E un'altra cosa che trovo interessante sottolineare è che quella storia dimostra che a volte la fermezza non è un valore.